Salve ragazzi e bentornati subito sul server Trash, eccomi qui. Indovinate un po'. Niente, sono qui che come mi muovo comincio a perdere la voglia di vivere e di cibo. Scusate se mi schiarisco la voce, ma non sto poi troppo bene, soprattutto con la gola. Sono tornato dal Giappone da poco. E devo dirvi, è stata una bella esperienza. Vedrete, vabbè, tutti questi sono tutti. Ok, questo l'ho appena fatto. Vedrete i video sul mio canale. Oh, per adesso, diciamo che ci siamo presi una bella vivanda di queste. E dobbiamo risolvere ancora un po' di misteri. Un po' di misteri misteriosi, tipo la nonna morirà. Mi dice torna più tardi. Vabbè. Come mi muovo? Come vedete, l'iconcina in basso del mio fottutissimo stomaco peggiora in maniera molto brutta. Ho recuperato un po' di cibo, ma mi devo liberare di un sacco di indumenti, cazzi e mazzi. Perché altrimenti non riesco nemmeno a muovermi. Quindi buttiamo delle cose che possono tornare utili, anzi che sono inutili, mettiamola così. Prima di tutto, buttiamo questo 6 e 6, cioè proprio niente. Lascio questo, che è pochissimo. Lascio le bende, ne lascio 6. Ok, così diciamo che ci siamo. Lascio gli antibiotici. Lascia tu gli antidolorifici. Lascia tutto. Basta che poi possa rientrare all'interno della casa di nonna qua. Questo è 14. Vabbè, lascio qui. Poi che altro? Ah, abbiamo un sacco di chili di legno. Legna che potremmo lasciare, anche se dovremmo andare a caccia adesso, in effetti, eh. Dovremmo andare proprio a caccia. Questo pesa 50. Un attimo. Scusate, dicevo, purtroppo mia mamma è venuta a citofonare a casa perché ha visto l'auto e ha detto: ma perché non vado a rompere le balle al mio povero figliuolo? Che lui ha un orario di lavoro, ma noi che ce frega, tanto siamo i genitori, e fa benissimo. No, non fa bene niente, niente per niente. Comunque, allora, come vedete qui abbiamo un sacco di roba, siamo messi abbastanza bene a indumenti, e quindi io proprio sarei tentato di lasciarla tutta questa roba qui. Tac, e di lasciare solo quello che abbiamo indosso. Tutto il resto. Eccole qua. Tutto il resto non ci serve. Bene, abbiamo un bel po' di roba. Oddio, scusate ragazzi, veramente mi dà un fastidio pazzesco fare questo tipo di gameplay con la tosse, ma sono sotto cortisone, quindi anche volendo dovrebbe passarmi, ma in realtà non mi sta passando. E' bello che la settimana prossima ho Old Gen, 3 ore chiacchiere. Immaginate che è bello a tossire per tutto il tempo. Comunque. Andiamo a vedere se nella valle, visto che è ancora giorno, dicevo, se nella valle dei maledettissimi conigli riusciamo a prenderne qualcuno, magari intrappolandolo. E secondo me non sarebbe manco troppo male. Allora, sali. Qui dietro ce ne dovrebbe essere qualcuno. Vabbè, intanto raccolgo i legnetti perché i legnetti servono sempre. Andiamo. Raccolgo pure una pietra, va. Niente, sto già per morire. Oh, guarda, guarda. Falò bruciato. Questo è il falò che utilizzerò poi per. Chissà se riusciamo
Dai, però. Coniglio di merda. Allora, dobbiamo lasciare una trappola. Dov'è che c'erano tutti quei conigli? Vorrei montare una trappola in zona. Vediamo un po', c'è qualcosa. Grandmother. Ero precipitato. Ponte. Purtroppo dobbiamo rimanere in questa zona per un po' ancora, per finire tutte le missioni, eh. Greymadar, entra nel distributore di benzina in cerca di provviste e dobbiamo andare al distributore di benzina. Raccogli tutto il cibo che trovi per Greymadar e metti nel suo frigorifero. Dobbiamo andare al distributore di benzina. Che è qui. Vabbè, ce la dovremmo fare. Il problema è che veramente sto schiattando male 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 di fame. Potrei prendere una razione. Però la razione poi mi verrebbe veramente difficile da ritrovarla. Oh, Madonna, sembra che sta morendo. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Abbiamo solo questo, mancia. Ok. Ne abbiamo presa la metà, ma almeno almeno siamo abbastanza pieni di vita. Oddio, pieni di vita e manco tanto, però diciamo che ce la faremo bastare. Ok, allora l'idea quindi è arrivare al distributore di benzina, dove ci sono un sacchissimo di robe da mangiare, perlomeno così ci ha detto Grey Mother, la mamma grigia. Solo che giustamente noi adesso dobbiamo superare questa zona. Dobbiamo superarla con la tranquillità che ci contraddistingue. Quindi vi racconterò una vecchia storia. È finita la storia. No, vi racconto il Giappone. Che ne pensate? Allora, vi racconto un bel aneddoto legato al mio compleanno, che poi è stata una delle parti che più belle in assoluto della vacanza. Dovete sapere che io non sono un patito del karaoke. Diciamo che io e il karaoke siamo distanti anni luce. Ma, sapete, un paese che vai, usanze che trovi, cultura che trovi. E in Giappone ci sono questi karaoke molto, molto particolari perché sono bellini. Alla fine non sono i karaoke classici che siamo abituati a vedere qui, no? Lì era molto più particolare perché si entrava, c'era questo enorme corridoio con tutte stanze. Ogni stanza aveva un karaoke, appunto. Ho trovato una cosa. Una scatola nascosta. Wow, stimolatore di emergenza. Iniezione di steroidi di emergenza fornisce una breve carica di energia. Oh, kit da cucina, mi serviva troppo. Ah, razione militare, no vabbè, tanta roba, raga. Che culo. Che sculo malo proprio. Se riusciamo a prendere un coniglio. Comunque, stavo raccontando del karaoke. Ma prima è caccia al coniglio. Dai, pezzo di merda. A secondo voi lo prendo un cervo? Direi proprio di no. Comunque, questo karaoke. Entriamo dentro, eravamo 16 persone. Ti prendo a sassate, sai. Eravamo 16 persone, quindi vabbè. Era una cosa bella. Perché eravamo veramente in tanti. Attenzione, 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 perché. Ah no, ma questo l'abbiamo già preso, no? L'abbiamo già rovistato, non c'è rimasto niente. Rovinata, carcassa di cervo congelata. Ma qui c'è roba. C'è un sacco di roba. Così come la mia tosse. Vabbè, entriamo in questo karaoke.
Allora, quello magari ce lo lasciamo. Noi siamo alla biforcazione, no? Ma noi siamo alla chiesa. La chiesa dov'è? Ah, ogni volta sbaglio strada. Maledizione. Vabbè, faremo un bel falò noi e voi. Anche se posso raccoglierla. Non c'è bisogno. 100% congelato. Però c'ho l'accetta. Mica si rovina l'accetta. Ma manco tanto. Possibile sezionare con congelato? Affanculo, non posso sezionare questa cosa. Tanto mi è arrivata la mail. Ormai si sarà, ecco, rovinato. Ok, abbiamo recuperato un po' di cibo. E siamo appesantiti dal fottuto cibo. Che palle. Allora, il kit da cucito possiamo buttare perché tanto è andato praticamente. Oh, la carne sta andando molto rancida. Che faccio? Accendo il fuoco un attimino. Ma sì, dai, accendiamo il fuoco. Aspetta, ma quanto sto sforando? 30 su 25, no, sto sforando proprio tanto. Anche se, bevi, forse è pure questo che mi dà. Sì. 29 kg su 25, praticamente. C'è una cosa che mi dà un boost di energia. Fatto di caffè, chissà quanto tempo è qui. Non c'è niente. Niente, vabbè. Non mi interessa che si abbassi di due lo stomaco, tanto siamo abbastanza vicini a casa della mamma, della grandmother. E quindi andiamo diretti lì. Amen. Comunque tengo d'occhio l'indicatore. Comunque dicevo, ce la farò prima o poi. Ma questo non era chiuso con. Mi state odiando perché non finisco mai a raccontare storie. Aspetta. Oh no, già l'ho aperto. Perché ormai sono. Questo è il dodicesimo episodio, quindi è abbastanza lungo il fatto. Praticamente eravamo 16 o 16 persone, tutte quante all'interno del karaoke. E come ho lasciato la carne? Perché dovrei aver lasciato la carne? Ma come ho muffito? No, la voglio prendere. Ho dovuto caricarla la pistola, ma la voglio mettere a posto. Ok, no, niente, non si mette a posto. Come cazzo si mette a posto sta pistola? Con la X? No, nemmeno. Con la Z? No, era la tira. Y, U, Q, E. Mannaggia. Niente. Ah, H, riponi, c'è scritto, bravo. Preso, via. Si riparte. Ah, ok. Se corro comunque non mi scende lo stomaco più di tanto. Cioè, arriva poche volte a terra. Ah, solo quando cammino nella neve. Ma dai, hanno messo pure questa cosa. Questa mia è nuova. Ok. Praticamente, come funziona là il karaoke? Che c'è l'all you can drink. Quindi entriamo a 3000 yen, 2 ore, 3300, una cosa simile. In realtà, praticamente eravamo tutta la notte fino alle 5 della mattina. Noi abbiamo scelto 2 ore perché, sai, eravamo già stanchi. Poi l'indomani dovevamo partire. Insomma, una serie di problematiche che si venivano a creare. E gli abbiamo detto: boh, sai che, mo andiamocene dopo 2 ore. Fatto sta che cominciamo a prendere l'alcol e alla fine. Come potete immaginare, vi davano i cocktail e la birra, quindi diciamo, mamma mia, cioè vi siete proprio ubriacati di gusto perché insomma c'è tanta roba. No, assolutamente no, perché alla fine della fiera ti portavano, abbiamo chiesto dei mojito, ma di alcol, quei mojito non l'avevano manco visti da lontano, l'alcol.
Non ce n'era, riprova ne è il fatto che noi abbiamo bevuto praticamente sei mojito a testa e non, cioè, era limonata, cioè, ma veramente. Poi ci siamo divertiti, abbiamo cantato, la stanzetta era tutta per noi e la cosa bella era appunto il fatto che... Non possiamo farla bollire? Sì, la possiamo fare bollire. La cosa bella era proprio il fatto che eravamo in una stanza in 16 persone, ci conosciamo tutti quanti, You're gonna quindi, need to eat soon. quindi eravamo tutti molto molto felici della serata. È proprio passata la serata, compreso me, cioè, mi sono riscoperto un professionista del karaoke, a cantare queste canzoni tra inglese, napoletano, no? Giapponese, cioè una cosa veramente figa, ma divertente all'ennesima potenza. Insomma, è passata così una bellissima serata che mi ricorderò e tutto quello che è successo all'interno di quel karaoke rimarrà all'interno di quel karaoke. Ecco, questo è importante. Allora, dormiamo 7 ore, ce la facciamo. Ah, però ci facciamo una tisana così ci riprendiamo meglio. Aspetta, ma forse la tisana ce l'ho. No, ma la tisana la facciamo. Che la tisanina cuoce. Facciamo sta tisanina che secondo me ci dà tanta roba. Tazza di tisana. Ah, cazzo, tazza di tisana freddo, tazza di tisana calda. Tanto è pure se calda ci aumenta. Oh, perfetto. Riposo migliorato, perfetto. E ora di andare a nanna, cari amici miei. E ci mettiamo in questo lettone e facciamo le nostre 7 ore di sonno. E via, ci vediamo la mattina. Comunque, la cosa bella è la tizia che ci portava da bere e ogni volta rimaneva stupita. Io non so quanto bevano i maledettissimi. Ah, cazzarola, ma. Ah, non ho dormito tutto il tempo, però. Mi sono svegliato con una sete assurda. Però. Magari dormo altre 3-4 ore. Così mi ricarico proprio alla grande. E dovrebbe essere già giorno, tra le altre cose. Perfetto. Sì, è appena l'alba. La signora questa non si è mossa da qua, ma nemmeno proprio a pagarla milioni. E quindi dobbiamo andare verso il fottutissimo. Come si chiama? Oh merda, fa freddo. Devo andare verso di... Oh. Lupo di merda. Vabbè, allora, io non so quanto abbia registrato, però secondo me ho registrato tanto. Vi ho spiegato poco del Giappone, però insomma... il fatto del karaoke è bello perché è difficile da spiegare. Ci siamo divertiti tanto, ma, e dico ma, rimane il fatto che è stata un'esperienza molto ristretta. Ci sono dei video che non usciranno mai da quel posto, altrimenti veramente li denuncio. E so che mi stanno guardando, soprattutto tu, Danilo, so che me lo stai guardando questo gameplay, sappilo. Se escono dei video, io vi ammazzo. Vabbè, ci vediamo al prossimo episodio. Intanto aspetto che l'uomo maledetto se ne vada. Ciao!